quando parto per prendo il treno, il primo dei treni di questo viaggio, di questo libro è costellato di viaggi in treno verso il fronte orientale, e a un certo punto Vienna, ecco qua, viaggio e come spesso mi accade quando finisco in mezzo agli austriaci, la mia anima mediterranea ritorna a galla in modo identico e simmetrico a come la mia anima centroeuropea e mitteleuropea si sveglia immediatamente quando vado nei paesi, nei paesi mediterranei, no? Cioè, vedo sempre il lato negativo dell'altro, no? È un'identità che si collega per contrapposizione, no? E allora io dico questo, no? Sul treno per il quidò del tu al Kaiser, sul treno per il fronte, Kaiser Franz, i popoli che vanno alla tua guerra si chiedono dove sia finita la pergamena del tuo proclama in 10 lingue. Lui si rivolgeva sempre ai miei popoli, non al mio popolo, no? Quindi gli contesto che questa sua ecumenicità è soltanto di facciata. A Trieste, alla vigilia del disastro, italiani e sloveni si bastonano per le strade e dalla Galizia ho ricevuto dispacci di disordini tra padroni polacchi e ucraini servi della gleba. Da Tarnovo e Leopoli arrivano sorridenti foto di gruppo in divisa attorno a ebrei impiccati. I ciechi fanno i furbi, sento dire, sarebbero da appendere tutti per diserzione e tradimento. Dove caga un boemo, si sa, per 7 anni niente erba, è un vecchio detto austriaco. Solo dei bosniaci ti fidi, vecchio Franz, quegli implumi mandriani che ami perché hanno imparato dal turco il mestiere del suddito meglio di chiunque. Deine Treuen Bosniaken. E non fa niente se ti hanno accoppato l'erede al trono, anzi per te è forse meglio, che lui non amava Francesco Ferdinando. Concedimi che questo non è un impero ma un minestrone di avanzi che bolle. Ma poi, e qui viene il contrasto, ma poi accade che mi passino davanti al finestrino le tue imperial regie stazioncine con i gerani, la fontana, le panchine in legno, posti dove gli orari sono orari e un viaggiatore può ancora dissetarsi, sedersi e pisciare senza spendere un baiocco e senza essere bombardato di reclame. E allora riesco a digerire anche questo tuo paese bomboniera e soprattutto mi torna su come una vampa la vecchia indignazione garibaldina per la mia nazione di smantellatori di ferrovie cui hanno strappato l'anima contadina, paese mangiato dall'incuria, infestato di usceri, portaborse e ipocriti baciapile senza Dio, terra di bambini tiranni e di adulti educati fin da piccoli al baciamano di vescovi e sottosegretari. Cioè è un continuo pendolo, no? Tra l'amore per l'Italia e il rifiuto di ciò che detesto per l'Italia e contemporaneamente la critica nei confronti dell'impero e invece il riconoscimento di ciò che questo impero è stato e in certi, per certi aspetti è ancora. Cioè questa è la rappresentazione dell'anima complessa che ha chi abita nel confine, no? All'inizio c'è una persona che mi incontra in treno e mi dice: ma voi triestini che cosa vi sentite? Io gli rispondo: siamo complicati. Taglio corto così.